Ciao a tutti gli amici e a tutte le amiche di Love Video Music Fan, benvenuti alla nuova puntata del TG. Questa è la sesta e vi ricordo che potete vederla su www.lovevideomusicfan.splendor.com. E questa volta vi voglio parlare di cinema e di una pellicola attesissima che in questi giorni appunto arriva nelle sale italiane. È una pellicola statunitense del 2010 ed è di John Carpenter. Sto parlando di The Ward. Se non conoscete John Carpenter, vi basti sapere che è uno delle menti più geniali dell'horror americano e che è appunto diventato famosissimo attraverso La Cosa, un film del 1982. Adesso erano 9 anni che era in silenzio, che non avevamo più sue notizie, ed è tornato con questo thriller psicologico, un thriller che analizza la psicologia femminile. Infatti, il protagonista della pellicola è una ragazza che si chiama Kristen, interpretata da Amber Heard, che appunto dopo aver messo fuoco, dopo aver appiccato fuoco a una casa, viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico dove conoscerà anche altre ragazze che hanno dei problemi. C'è la ragazza, quella seduttrice, quella selvaggia, quella più timida, e tutte sono accomunate da una cosa: prima di tutto sono le uniche pazienti di questo reparto e poi hanno paura di un'altra ragazza che si chiama Alice, che ha il potere e la capacità di eliminare tutte le persone che trova sul suo cammino. Non vi voglio svelare altro, vi basti sapere che è appunto un thriller psicologico ben fatto, che esplora soprattutto la psiche femminile in tutti i suoi versi attraverso appunto le varie protagoniste, e che è un po' un film sulla scia dello Shutter Island di Martin Scorsese, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo. In più, allora, voglio spendere 2 paroline in più sulla protagonista. Appunto, si chiama Kristen ed è interpretata dalla giovanissima 23enne Amber Heard, che è una stronascente di Hollywood, è un'attrice appunto che non si vergogna di dire quello che pensa. È nata e cresciuta ad Austin, in Texas, è un po' maschiaccio. Le sue passatempi preferiti sono sempre state andare a caccia e a cavallo con il padre. Non ha paura di fare a pugni, di dire parolacce. E poi soprattutto è diventata famosa, oltre che con questa pellicola, e la vedremo presto anche al fianco di Nicolas Cage, a cui darà del filo da torcere. Ma in più è famosa perché appunto agli scorsi GLAAD, ossia Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, ha appunto dichiarato di essere lesbica e di amare la sua compagna. Sentiremo probabilmente parlare ancora di Amber Heard perché appunto Hollywood la sta richiedendo, e quindi andate al cinema a vedere The Ward e fateci sapere che cosa ne pensate. Ciao e alla prossima puntata!